Mi devo tirare gli schiaffi. Che devo fare? No, che devo fare? Parlate voi! Sto pure sulle scale. Si sente l'eco! Si sente l'eco? Si sente? Si sente. Che cosa devo dire di questa partita? Questa, da quando c'è De Rossi in panchina, è la peggior Roma che abbia mai visto. Punto. Punto, non voglio discussioni. Com'è possibile questa cosa? Allora, ragioniamo prima su De Rossi, poi sui giocatori. De Rossi cosa ha fatto di sbagliato? È difficile parlarne. Allora, Bove all'inizio l'ha tolto da là, che come ho detto nel primo tempo. E stava giocando meglio. Poi ho provato a fare i cambi, ma quelli erano, cioè, che doveva fare? Cioè, oggi tutti dicono che vabbè, l'allenatore c'entra, però non hanno giocato bene i giocatori, alcuni. Non lo potete negare. Allora, primo, Celik è uno scherzo, cioè tu hai giocato per il Lecce, come sei entrato in campo? Come sei entrato in campo? Come? Io poi Lukaku che in questa partita, cioè, non servì, cioè, vabbè, non, io non lo so, io non lo so veramente. Poi aspettare un attimo. No, niente, mi devono parlare. Cioè, non è servito a niente questa partita. Cioè, non è riuscito a toccare palla perché Lecce non te fa giocare. Sono stati bravi anche loro. Dybala ci ha provato a fare qualcosa, ma niente. Era troppo tardi. L'ho risparmiato per Roma-Lazio. Angelinho, tu in difesa non ci puoi stare. Tu devi giocare punta. Tu devi giocare punta. Giochi meglio, secondo me. Tu non puoi stare esterno là in difesa. No, no, no! Oggi non mi sono messo la maglietta perché me la sono scordata. Guardate che è successo. Che disastro! Che disastro! Lo sapete perché che disastro? Perché il Bologna ha vinto e l'Atalanta ha vinto. Va bene, siamo più due dell'Atalanta. Ma più 4, meno 4 dal Bologna! Meno 4 dal Bologna. E ma come lo recuperiamo? Guardate che non è detto che la quinta va in Champions. Guardate che non è detto! Allora, ragazzi, è chiaro che cioè, non è che possiamo vincerle tutte. Già con la Fiorentina siamo stati miracolati. Pure oggi siamo stati miracolati. Il Lecce si è mangiato 87 gol. Noi uno qua, guarda, basta. Loro 87. Cioè, se guardate le statistiche, sembriamo la Ternana contro il Manchester City. De Rossi, allora, mi tocca dire, non ha risolto il problema di giocare fuori casa. Cioè, fuori casa sembriamo ancora la Serie C. Cioè, non era il problema Mourinho di giocare male in casa. Cioè, questa è la cosa. Cioè, io volevo dire, io l'avrei tenuto fino a fine stagione Mourinho e poi avrei valutato. Cioè, perché non lo so, così, perché se De Rossi avrei accettato tutto questo al 100%, ma l'accetto al 99%, che De Rossi è arrivato a gennaio e non a giugno, l'avrei accettato al 100% se almeno avesse risolto dei problemi della difesa e della precisione dei passaggi. Vogliamo parlare della precisione dei passaggi? Ma fuori casa, perché in casa giochiamo meglio e non c'è. Voi siete delle merde, perché questa prestazione in casa non la fate. Non la fate, non potete andare a Lecce e farmi vedere questa roba. Non potete farmi il Brighton, non potete battermi. Non potete battere De Zerbi 4-0 e poi andare a Lecce. Batteria scarica. E giocare in questo modo, non potete. È impossibile. Hausen ha giocato malissimo, punto. Cioè, non so che ti è successo, figlio mio, pure a te oggi. Molti, molti hanno giocato male, moltissimi. Molti hanno giocato male, punto. Hausen pure. Mancini no, mi è piaciuto. In realtà, arbitro, vabbè, alla fine, nel secondo tempo si è un po' apparato, cioè non ha fatto nulla di sbagliato quasi, eh. Forse una piccola cosa, però non mi ricordo già. Ma non vi attaccate all'arbitro stasera? Non vi attaccate all'arbitro stasera? Divento pazzo. Divento pazzo se vi attaccate all'arbitro. Divento pazzo se vi attaccate all'arbitro stasera.
Oddio. No, no, che disastro. No, no, che disastro. Cioè, non è un disastro perché non abbiamo perso questa partita. Infatti, dobbiamo pregare. No, che disastro. È un punto d'oro questo. Però, cioè, come cazzo si fa a giocare così male in fuori casa? Me lo dovete spiegare. Perché in casa siamo il Manchester City e fuori casa siamo la Ternana? Perché? Cioè, non posso manco urlare in condominio. Qua ci sta gente. No, vabbè, qui no, però. E poi Baldanzi, cioè pure lui un po' scordinato. Paredes mi è piaciuto, però qualcosina ha sbagliato pure lui, Cristante pure ha sbagliato qualcosina, ma Karsdorp, vabbè, partita classica. Da 5 mezzo, 5 per come è andata la partita. Dai, ci può stare per Karsdorp. Però lui Mancini, Llorente, Ndicka, Zeri ha giocato bene, dai. E poi c'è veramente inspiegabile. Cioè, Pellegrini serve, punto. Punto. Perché così non possiamo fare, Pellegrini serve. Cioè, non si sa se la si può fare. Aspetta. Niente, arriva mio padre, quindi stoppo, magari deve dire qualcosa, però che non c'entra niente. No, ma che aggiungo? Che altri giocatori ci stanno? No, basta.